Per Foggia Provercelli, Enzo Del Vecchio. Sì, un Foggia voglioso di riscatto. Corsini, dopo la battuta d'arresto subita a Parma, punta al risultato pieno per allontanarsi dalla zona play-out e puntare chissà ai play-off, ma contro c'è una Provercelli tutt'altro che arrendevole, che nelle ultime 10 partite ha subito soltanto 2 sconfitte, conquistando 2 vittorie e 6 pareggi. Foggia che rispetto alla gara di Parma ha inserito Martinelli in difesa al posto dello squalificato Lo Iacono. Sull'altro fronte invece l'allenatore Grassadonia, tra l'altro un ex del Foggia, ha cambiato tutta la linea di centrocampo per far rifiatare i vari Vives, Germano, Ghiglione e Castiglia. Formazioni Foggia in campo con Guarna tra i pali, Martinelli, Camporese e Tonucci in difesa, Kragl, Deli, Greco, Agazzi e Gerbo a centrocampo, Mazzeo e Nicastro in attacco. Provercelli risponde con Mirko Pigliacelli tra i pali, Gozzi, Bergamelli, Alcibiade in difesa, Berra, Paghera, Pugliese, Altobelli e Mammarella a centrocampo, Reginaldo e Rovini in attacco. Arbitra Francesco Guccini di Albano Laziale a Terra Linea. Quarto minuto con un colpo di testa di Arialdo. Il gol della Provercelli con Reginaldo che ha sfruttato un fallo laterale battuto da Gozzi, quasi un calcio d'angolo battuto con le mani. Reginaldo in mezza rovesciata, spalle alla porta, ha insaccato e dunque 8° minuto, Foggia 0, Provercelli 1, la linea Codignoni. D'accordo Del Vecchio. 11 minuti e 10 secondi, Foggia 0, Provercelli 1, una Provercelli che si era messa in evidenza al 7° minuto, conquistando una punizione sulla tre quarti per un fallo su Mammarella, sulla susseguente punizione, grappolo di uomini in difesa a rinviare, poi una rimessa laterale in attacco per la Provercelli, sulla palla si è portato Simone Gozzi, 32 anni, uno dei giocatori più esperti della Provercelli con Mammarella e Reginaldo. I due probabilmente con uno schema già provato in allenamento si sono messi in movimento. Sulla rimessa laterale di Gozzi, Reginaldo è andato in piena area di rigore a stoppare di petto, poi in caduta spalle alla porta è andato in mezza rovesciata ad insaccare sul secondo palo con un diagonale preciso sul quale nulla ha potuto il portiere del Foggia Enrico Guarna. La risposta del Foggia con una punizione dalla tre quarti di sinistra di Kragl, palla ad attraversare tutto lo specchio della porta, nessun giocatore del Foggia è stato pronto sotto misura. 12 minuti e 10 secondi, Foggia 0, Provercelli 1 e la linea va ad Avellino. Con il pareggio del Foggia, 21 minuti con un gran tiro sotto l'incrocio dei pali, davvero un tiro incredibile, 21 minuti e 40, Foggia 1, Provercelli 1. Grazie Del Vecchio. 23 minuti e 25 secondi, Foggia 1, Provercelli 1, gol propiziato dopo una serie di azioni tambureggianti del Foggia da Francesco Deli, che è ricevuta palla da Agazzi al limite dell'area di rigore, fatti due passi ha fatto partire un gran tiro d'interno destro con la palla sotto l'incrocio dei pali sul secondo palo, nulla da fare per Pigliacelli proteso in tuffo. Riequilibrato dunque il gol segnato dalla Provercelli all'8° minuto dall'italo-brasiliano Ferreira Reginaldo. 24 minuti, Foggia 1, Provercelli 1, Avellino. Il raddoppio del Foggia con un gran colpo di testa e dunque siamo al 26esimo minuto e 30, Foggia 2, Provercelli 1, a te la linea. 28 minuti e 50 secondi, Foggia 2, Provercelli 1. Sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo battuto dal Foggia contro nessuno della Provercelli, sulla palla spiovere in area di rigore si sono avventati in tre a toccare di testa, è stato Martinelli, Luca Martinelli, dunque lui l'autore del raddoppio dopo il gol del pareggio al 21esimo di Deli. Dunque Foggia 2, Provercelli 1, è stato praticamente ribaltato il risultato con la Provercelli che ora si lancia a pieno organico nella metà campo del Foggia, lo fa con Berra, cross in area di rigore, non ci arriva Rovini, palla che finisce sul fondo. 29 minuti e 30, Foggia 2, Provercelli 1, linea Foggia. E mi dai la linea mentre siamo al 41esimo minuto, Foggia 2, Provercelli 1, all'8° per la Provercelli Reginaldo, il pareggio del Foggia al 21esimo con Deli, il vantaggio del Foggia al 27esimo con Martinelli. Per Deli e Martinelli è la seconda marcatura stagionale, per Reginaldo è la prima marcatura stagionale, ma ora è la Provercelli che sta provando con più convinzione a portarsi in attacco, cross in area di rigore, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, non ci arriva Reginaldo, ma la Provercelli si è resa insidiosa con
Alcibiadi che è andato al cross. Attenzione, ancora un tiro, questa volta di Altobelli, centrale però, facile la parata in due tempi del portiere del Foggia Guarna. Mi dicevo, con un cross di Alcibiadi di circa 40 metri c'era stato un lancio per Rovini che non è riuscito ad arrivare sulla sfera, che poi è finita di poco al lato con il portiere del Foggia Guarna che ha lasciato andare la sfera sul fondo. 42esimo, Foggia 2, Provercelli 1, Avellino. E qui siamo al 21esimo minuto, Foggia 2, Provercelli 1, con il Foggia che si prepara a battere una punizione in attacco, una sorta di calcio d'angolo corto. C'è stato un fallo di Mammarella ai danni di Mazzeo che stava appunto attaccando il lato corto per entrare in area di rigore. La battuta su punizione a cercare il primo palo di Kragl, ma il portiere Pigliacelli della Provercelli va a deviare ancora il calcio d'angolo, e sono 6 calci d'angolo battuti finora dal Foggia. Un Foggia che ha effettuato una prima sostituzione fuori a centrocampo Greco, dentro Agnelli, mentre nel fronte della Provercelli ci sono state 2 sostituzioni, fuori Paghera e Pugliese, dentro Vives e Germano. Provercelli che ha avuto una clamorosa occasione da gol con Altobelli, lanciato da Rubini. Altobelli tutto solo davanti a Guarna, ha spedito di pochissimo al lato, ma è stata davvero un'occasione clamorosa mancata dalla Provercelli. Intanto tutto è pronto per questo calcio d'angolo che sta per battere il Foggia, che è in vantaggio sulla Provercelli per 2-1. Poi daremo la linea ad Avellino, vediamo che comunque si indugia molto. Alla fine c'è la battuta di Kragl, la palla a spiovere in area di rigore, la sfera finisce di pochissimo sul fondo. 22 minuti e 30, Foggia 2, Provercelli 1, Avellino. 42 minuti e 30 lo Zaccheria, Foggia 2, Provercelli 1. Un Foggia vicinissimo al tris, qualche istante fa un cross di Agnelli dalla destra per Nicastro che ha controllato di sinistro e poi di destro, si è esibito in una spettacolare rovesciata a sfiorare la traversa. Ma anche la Provercelli ha avuto la possibilità di segnare, sarebbe andato sul 2-2, un taglio verticale di Rovini per Reginaldo che è entrato in area di rigore, ha mandato di destro la sfera a sfiorare l'incrocio dei pali. Ora il Foggia si prepara a battere un calcio d'angolo, mentre c'è stata ancora la terza sostituzione anche tra i rossoneri di casa, fuori a centrocampo Deli, dentro Zambelli. 43esimo, Foggia 2, Provercelli 1, Avellino. Andiamo a Foggia. E mi dai la linea mentre siamo oltre il terzo minuto dei 5 di recupero assegnati dall'arbitro Guccini di Albano Laziale, con la Provercelli che ha sfiorato ancora una volta il gol sugli sviluppi di una punizione battuta dalla tre quarti da Mammarella, è andato a colpire di testa sul secondo palo Gozzi, il volo del portiere del Foggia Guarna a deviare in calcio d'angolo. Una Provercelli che si è riversata tutta nella metà campo del Foggia, che ora sta stringendo i denti, un Foggia che sta vincendo per 2-1, ma è una Provercelli che a pieno organico sta cercando di attaccare e riequilibrare il risultato. 49esimo, Foggia 2, Provercelli 1, Avellino. D'accordo. Attenzione Bisantis, il finale anche dallo Zaccheria di Foggia. Foggia batte Provercelli 2-1, è la quinta vittoria casalinga per il Foggia, la nona sconfitta esterna per la Provercelli. A te la linea.